Ogni anno il Lions Club dell'Aquila, dal post-sisma in poi, nel segno della rinascita, assegna la Croce di Celestino a un personaggio rappresentativo del mondo della cultura e dello spettacolo, che in ambito sociale e culturale abbia dimostrato vicinanza alla città, contribuendo alla ricostruzione sociale. Quest'anno la Croce sarà assegnata al maestro Leonardo De Amicis, direttore artistico ormai da 4 anni della Perdonanza. Un aquilano che ha reso la parte artistica della Perdonanza appunto un'autentica magia, improntando spettacoli e presenze di artisti di grido sull'Aquila sul suo percorso di cuore e rinascita, realizzando produzioni uniche in città e mettendo insieme big giovani musicisti del conservatorio con cori locali. La cerimonia di consegna ci sarà venerdì alle 18 nell'Aula Magna dell'Università. Principalmente perché Leonardo De Amicis è figlio di questa città, essendo cresciuto e formatosi all'Aquila, contribuendo grazie al suo lavoro in generale, oltre che come direttore artistico della Perdonanza, a far conoscere l'Aquila in Italia e nel mondo, dando lustro alla sua città. Sostanzialmente l'importanza che noi diamo al premio di Celestino è legata al concetto di rinascita ed è per quello che è stato istituito nel periodo post-sismico. Rinascita morale, culturale, che poi si sostanzia nella settimana della Perdonanza in una commissione di arte, cultura, spettacolo che si può ben ricollegare al concetto di rinascita successiva al perdono universale, quindi successiva all'indulgenza plenaria che fu di Celestino nel 1294. A fare gli onori di casa il vice sindaco Raffaele Daniele, che ha riconosciuto la dimensione internazionale del premio. Il premio è un'opera d'arte che riproduce la croce originale di Celestino, una croce povera ma ricca di significato. Tutto questo mentre quest'anno ricorrono i 700 anni del monastero di San Basilio, che ospita le suore celestiniane, custodi del messaggio di Papa Celestino, nelle loro missioni. Ieri sera intanto grande successo per il gran galà di danza presentato da Lorella Cuccarini, organizzato da Ornella Cerroni. Un percorso fatto di curiosità, aneddoti, arte. Si è respirata la danza nella sua totalità, dalla suite dei grandi classici al neoclassico, dal contemporaneo alla street dance, un successo che con 850 spettatori ha fatto registrare il tutto esaurito. Dalla Scala di Milano, dal Teatro dell'Opera di Roma e da San Carlo di Napoli, a salire sul palco sono stati i protagonisti della danza nazionale e internazionale, con l'obiettivo di far avvicinare al grande pubblico una disciplina di nicchia. Questa sera invece Gigi D'Alessio sul palco di Colle Maggio con il suo racconto assieme ad Arisa e Clementino.